Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Prima di tutto, come sempre, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Ma bando alle ciance, torniamo alla nostra scienza perché oggi, in 5 minuti, parleremo di Starlink. 42. Oggi con Andrea D'Urso, divulgatore per quanto riguarda il mondo di SpaceX e autore di Astrospace, parliamo di Starlink. Ciao a tutti gli amici di Lega Nerd. Abbiamo detto Starlink, ci sono da diverso tempo queste nuove stelle o nuove lune, come lo chiamano nel mondo del web, che ogni tanto appaiono appunto nei nostri cieli. Se ci puoi spiegare che cos'è questo nuovo progetto di SpaceX, appunto dedicato a Starlink? Per portare internet in tutto il mondo è necessario un gran numero di satelliti, perché Starlink è sviluppato per portare sia internet in tutto il mondo, ma anche con alte prestazioni, ovvero con grandi velocità di download e anche una bassa latenza. Per abbassare la latenza, però, è necessario che questi satelliti siano in orbita terrestre bassa. Questi satelliti, appunto, gli Starlink, viaggiano sui 550 km di altezza. Per fare un paragone, ci sono satelliti per le telecomunicazioni che stanno in orbita geostazionaria e lì siamo attorno ai 36.000 km. Quindi sono orbite molto basse. Però per coprire tutto il mondo stando su orbite così basse sono necessarie un gran numero di satelliti. La problematica che viene riscontrata un pochino sia dagli appassionati appunto di osservazione stellare o dagli appassionati di fotografia notturna è appunto questo inquinamento luminoso. So che SpaceX sta lavorando anche a una sorta di schermatura per quanto riguarda questi satelliti, è vero oppure no? E magari se ci puoi parlare anche del discorso appunto del light pollution. Sì, esatto. Il problema degli Starlink, che è emerso soprattutto con i primi lanci, è stata riscontrata una forte luminosità di questi satelliti. Allora, SpaceX ha iniziato a lavorare con diverse entità nel campo dell'astronomia per cercare di ridurre questo problema della loro luminosità. Le parti più riflettenti degli Starlink, una volta arrivati in orbita, sono le loro antenne che si trovano sulla parte inferiore del satellite. Inizialmente SpaceX aveva provato a installare una copertura scura che non facesse riflettere la luce del sole, ma successivamente è stato riscontrato un problema legato alla gestione delle temperature. Quindi ora SpaceX ha dotato di questi Starlink di una sorta di parasole, che possiamo immaginare che è un dispositivo simile a quello che abbiamo nelle auto per ripararci dal sole, che va a generare un'ombra davanti a queste antenne e quindi evita che queste riflettano la luce verso terra. Perché bisogna ricordare che questi satelliti sono visibili solamente se colpiti direttamente dalla luce del sole e quindi noi li possiamo vedere o all'alba oppure al tramonto. C'è un Ok. problema però che noi li vediamo, come è capitato soprattutto qualche tempo fa, dei trenini di luci. Questo perché durante la prima fase di ascesa verso l'orbita finale, i satelliti vengono rilasciati a circa 280 km di altezza. Siamo comunque nello spazio, ma l'atmosfera genera comunque una sorta di resistenza e questo porta i satelliti ad abbassare la loro orbita e poi a decadere sulla Terra. Per questo motivo i satelliti si dispongono in modo da generare il minor attrito possibile e quindi invece di avere una forma ad L con i pannelli solari, si dispongono in quella che viene definito libro aperto. Quindi, in questo tipo di configurazione, non solo le antenne riflettono la luce del sole, ma anche il pannello solare. E quindi noi li vediamo molto luminosi, e quindi vediamo quelle caratteristiche lucine passare sopra le nostre teste. Allora, per concludere, ma questo che cosa vuol dire e implica a livello di prestazioni? Bisogna considerare che Starlink non è ancora una costellazione completa, perché si pensa che debba avere circa 4.408 satelliti per avere una copertura totale del globo, mentre ora ne sono stati lanciati circa 1.600. Ok. Però il servizio è già attivo in una sua fase beta e diversi utenti hanno potuto iniziare a testare ed utilizzare questo servizio di connessione. Tramite i dati che questi beta tester hanno condiviso,
abbiamo potuto scoprire che le prestazioni di Starlink sono delle prestazioni molto buone per un tipo di connessione satellitare. Abbiamo delle velocità in download che nella media sono attorno ai 200 megabit per secondo, con una latenza che è attorno ai 30 millisecondi. Quindi sono delle prestazioni molto buone che anche in Italia è difficile trovare. Okay. E si è visto che comunque può essere utilizzato sia per le videoconferenze che per il gaming. Una costellazione che può essere utilizzata per quasi tutto, diciamo. Ovviamente grazie come sempre Andrea per i nostri approfondimenti su SpaceX, ovviamente ti coinvolgeremo per altre curiosità nei prossimi video, grazie. Grazie come sempre a voi. Come sempre SpaceX è super interessante, quindi cercheremo sempre di tornare a parlare di queste curiosità e del mondo di Elon Musk. Quindi se vi è piaciuto questo video fate un like e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi.